Cari amiche, buongiorno. Nel video di oggi vi propongo alcune idee per i vostri acquisti di Natale. Il video sarà dedicato esclusivamente ai gioielli perché credo che il gioiello in tante situazioni sia un ottimo regalo. Vi mostrerò alcuni tra i gioielli più chic, più eleganti e vi darò tutte le proposte economiche, quindi di gioielli simili, valide alternative, comunque carine. Spero che questo video possa piacervi. Il video è stato registrato l'anno scorso, ma mi rendo conto che rimaneva un pochino fuori dalla realtà e quindi ho deciso di mettervi mano ancora, modificarlo e inserire tutte le proposte economiche. Vi metto i link alle proposte qua sotto nel box informazioni, così potete andare tranquillamente a vederle e avete tutti i riferimenti a portata di mano. Spero davvero di esservi utile con questo video e ci prepariamo davvero al Natale, anche se manca ancora più di un mese. Io vi ringrazio per la visione e vi lascio al video. Il primo bracciale non ha una marca precisa perché è un bracciale classico. Si tratta ovviamente del bracciale tennis. È un bracciale estremamente elegante e costoso perché è costituito da una fila unica di diamanti. Il tennis è un bracciale immancabile nel portagioie di una donna. Il bracciale ha questo nome curioso, quindi ha cominciato a chiamarsi così durante una partita di tennis degli US Open. La tennista americana Chris Evert perse il suo bracciale durante la partita. Il secondo bracciale è di Hermès, è il Click Clack. A differenza del tennis, si tratta di un bracciale dai prezzi più contenuti. Infatti, è un bracciale in smalto con finitura placcata oro. Sempre di Hermès è famosissimo il Mini Kelly o l'Ash d'Ancre. Quarto bracciale famosissimo è il T di Tiffany. Il T di Tiffany è una vera icona e c'è in diverse varianti. Si tratta di un bracciale estremamente sofisticato. Il bracciale è caratterizzato da un elegante motivo a T, il simbolo inconfondibile della Maison. E quindi possiamo trovare il T in tante diverse declinazioni. Bellissima anche la versione ad anello. Un paio di orecchini stupendi, sono gli orecchini di Van Cleef & Arpels, gli orecchini Alhambra, anch'essi disponibili in tante varianti. La collezione Alhambra è ispirata al quadrifoglio, un intramontabile simbolo di fortuna. La classica versione è in madreperla, ma la scelta di pietre è varia: onice, agata, corniola, ma anche malachite o semplice oro giallo. Come potevo io non chiamare in causa il Cartier Love Ring? È una vera e propria fede che si può impreziosire anche coi diamanti. Altro gioiello famosissimo di Cartier, il Juston Clou di Aldo Cipullo. Il design è assolutamente originale, se lo guardate bene da vicino è un chiodo ricurvo su se stesso, anch'esso disponibile in diverse declinazioni.
Van Cleef Alhambra Bracelet, quindi il bracciale Alhambra. Prima abbiamo visto gli orecchini e anch'esso è disponibile in varianti colorate. Lo stesso vale per le collane della stessa collezione. Parlando dei miei gusti personali di questa collezione Alhambra di Van Cleef, io preferisco sempre gli orecchini. E Dulcis in fundo, il gioiello che ho visto più spesso a tantissimi personaggi pubblici, politici, celebrità. Si tratta del bracciale Cartier Love, bracciale disegnato da Aldo Cipullo per la Maison francese. Il bracciale è stato disegnato nel 1969. Incredibile la purezza delle linee, la semplicità di questo bracciale, impreziosito da dettagli che richiamano rivetti e chiodi. Una visione assolutamente moderna che esalta il concetto di amore totalizzante e eterno. Un bracciale dalla silhouette ovale perfetta per aderire al polso. Il bracciale è dotato di veri rivetti svitabili. Bene, spero che questo breve video sui gioielli vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere nei commenti, condividetelo e se volete altri video del genere, fatemelo sapere con un pollice in su. Io vi ringrazio per la visione e vi rimando al prossimo video. Ciao!